Ma cos'è la stabilità? Stare fermi, senza stare a pensare a chi critica, non li fermi. Non vedo la luce sti giorni bui, tutto nero, come in un incubo, però poi tutto vero. E quando il sole cala dietro i Pirenei, io ti cerco altrove ma tu ancora non ci sei. Prendiamola come capita, la notte è magica. Io ti conosco, hai sempre un asso nella manica. Ma guarda che bel cartello che ha Ginestra degli Schiavoni. In lontananza sento anche la banda, quindi vuol dire che la festa sta incominciando. Anche perché è Ferragosto, magari qualcuno ancora a casa che si sta riposando. Andiamo a conoscere gli abitanti di Ginestra degli Schiavoni. E siamo qui con due consiglieri comunali, ho detto giusto? Sì. Lei si chiama? Leopoldo Martucci. Alessandro Mansueto. Ecco, allora perché avete chiamato la Fiorda qui a Ginestra degli Schiavoni? Perché? Perché il 15 agosto è una festa importante per noi, in quanto rientrano tante persone che stanno nel nord Italia o all'estero, e quindi il comune, per allietare qualche serata, ha invitato lei per... Ha invitato me, io sono molto contenta di questo. E quindi adesso andiamo a vedere il paese, andiamo a vedere se incontriamo qualcuno. Grazie. Andiamo. Niente, quando vedo le scale non posso fare a meno di non farle. Via. Cercando la banda... Stanno là? Ma stanno già suonando. Sì, sì. Ma quante belle donne. Sa, sedetti di qua vicino a me. Dai. Dai che ci facciamo un video. Anch'io, facciamo anch'io. Guarda qua le pettegole del paese. Guarda, tutte. Mi ci metto pure io. È Fiordalì. Ah, e allora non vale se mi avete già riconosciuto. Ci avete i figli, i nipoti anche. Siete nonni. Siamo nonni, sì, siamo. Sì, di tanti sì, sì. Nipoti? Io di tre. Di tre? E lei? Quattro. Quattro, lei? Avete fatto l'amore in questo paese, Il bel tempo, l'aria fresca. Ma ve lo ricordate ancora? Certo che se lo ricordo. Questa è la chiesa di San Pietro e Paolo e oggi si festeggia la Madonnina, l'Assunzione della Madonnina, la mia preferita. Andiamo dentro a vedere la chiesa e a vedere la Madonnina come l'hanno addobbata. A Ginestra degli Schiavoni c'è una cosa particolare: attraverso questo palo si guarda la porta e si vede l'immagine di padre. Hai capito? No, no, non mi conosce, vedi che dispiacere. È Fiordalis. Brava! Ha vinto una bambolina! Ciao, piacere. Ma adesso ci fai proprio il filmino, Adesso ci vi sta facendo dai, il filmino. Siediti. Lo sta facendo. Io sono Fiordaliso, quella che canta stasera. Brava, brava. Quindi io devo sapere chi vince qua. E aspettate un momento. Vince il tavolo. Vince il barista. Vince il barista. Perché cosa, chi vince cosa fate? Bevete o fate soldi? No, beviamo. Bevete? Sì, quindi sì. Vi vengo a raccogliere stasera un po' allegri? È bell'oggi. Voi le donne le avete più fatte soffrire per amore o avete sofferto più voi per amore? No, ma comandami no! Questi due occhiali! Chi è ma comandante? Chi è che comanda? E le donne, chi è che comanda? Domenica qui c'è qualcuno che compie gli anni. E chi è? Sono io. E come si chiama lei? È sposa di Anita. Ma Anita, quanti anni compie? Compio 80, finisco che 89. 89 anni, ho visto. Sono del 32. Del 32, ma la vedo bene. Come no, la gamba fa male, ma ne compie 90. Ma che ce frega della gamba? Ma lei è bella come il sole. Penso che tengo un sommato buono.
perché stasera amma fa una super griglia. Una super griglia. Così almeno prende fuoco bene bene. Beh, qui in questo momento c'è una pace perché sono tutti in casa a mangiare Ferragosto e dopo ci si divertirà, ma è bellissima Ginestra degli Schiavoni, quindi non andate via perché adesso io canto. Mi fa soffrire, tu dire che soffri, se non sei con me, spezziamo ste catene, insieme nel mio soffri, scappi e non ti muovi, chiudi gli occhi, salta la pubblicità, resta solo fragole e champagne, resta solo fragole e champagne, fragole e champagne, fragole e champagne. Solo fragole champagne, fragole champagne, fragole champagne.